Amici sportivi, siamo in diretta in linea calcio. Facciamo vedere il numero di telefono in sovraimpressione, lo teniamo lì 081 014 42 63 per intervenire in diretta, per alimentare la discussione che riparte inevitabilmente da quanto è successo ieri, perché l'Italia ha perso un'altra chance. Dopo la Roma torna a casa senza trofeo. Anche la Fiorentina, che ha perso la Conference League, per quanto chiaramente la Conference sia il torneo europeo meno prestigioso, ma era un'occasione ghiotta per la squadra di Firenze di tornare a battere un colpo a livello internazionale, e la Fiorentina di Italiano ci è andata molto vicino. Non ha meritato di perdere, soprattutto in maniera inopinata, come è accaduto, di subire gol decisivo al 90esimo o giù di lì, e quindi premiati i londinesi del West Ham. La Fiorentina perde così due finali consecutive, quella in Coppa Italia con l'Inter e quella in Conference, giocando comunque molto bene, giocando in maniera molto dignitosa. Allora, 40 sfumature, sì, si fa riferimento a quello che ieri ha raccontato Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione della seconda parte del ritiro estivo. Ci sono una quarantina di nomi, tra i quali non figurerebbe quello di Vincenzo Italiano. La lista è lunga, dice il presidente, di scegliere entro il 27 giugno, ma crediamoci poco, sicuramente farà molto prima. Non c'è Vincenzo Italiano, non perché Italiano non piaccia a De Laurentiis, anzi, è un vecchio pallino che ritorna di moda, perché nel 2021, quando il presidente si trovò a scegliere il successore di Gattuso, c'era stato anche Italiano, assieme a Spalletti e altri nomi, come potenziale nuovo tecnico, ma per una questione di rispetto e di educazione, nel senso che De Laurentiis tiene molto ai rapporti con Commisso, il presidente della Fiorentina, con Gio Barone, e quindi dovesse liberarsi Italiano autonomamente, entrerebbe di diritto nel novero di quelli insomma, ai quali il Napoli sarebbe interessato. De Laurentiis però garantisce: sarà un ciclo vincente, quindi continueremo ad essere ai vertici. Ci credete? Avete fiducia? Dopo quanto visto in questa stagione che si è conclusa da pochissimo, ancora andiamo avanti. E un futuro Kvara azzurro, rinnovo con il Napoli. E allora, qui con Kim, che è fortemente attenzionato dal Manchester United, per quanto dalla Francia arrivino voci per le quali si dice che il Manchester si sarebbe fiondato su un altro difensore centrale, proprio francese, però Kim ha una clausola abbordabile ai grandi club da 60 milioni, potrebbe essere il primo a partire. Per Osimhen la situazione è un po' più complessa, nel senso che il Napoli non si accontenterà, anzi, De Laurentiis vorrebbe ripartire proprio dalla terribile coppia Kvaratskhelia-Osimhen, e sarebbe necessaria una cifra folle, astronomica, da 120, 130, 150 milioni per stuzzicare il presidente del Napoli. E invece, ieri ha parlato l'agente di Kvaratskhelia, dice lui rinnoverà con il Napoli perché qui sta bene, qui vuol rimanere e vuol continuare ad essere insomma, protagonista a livello nazionale ed internazionale. Può essere una garanzia, questa una prima garanzia per il prossimo futuro? Lo chiediamo ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato. Ciao Silver, buonasera a tutti. Certo che è una garanzia, ma è una garanzia tutto il progetto Napoli. De Laurentiis non azzarda certamente dichiarazioni, perché queste sono delle certezze. Il fatto di proclamare un ciclo che comunque è già iniziato, per quanto mi riguarda. Il ciclo del Napoli è iniziato da tanto tempo, sta cominciando a raccogliere dei frutti e non credo che ci possano essere delle flessioni così gravi da evitare quelli che sono gli scenari migliori, insomma, quelli che il Napoli ha raggiunto quest'anno e che sicuramente porterà avanti anche nei prossimi anni. Poi non è detto che il Napoli debba vincere per forza l'anno prossimo e bissare il campionato o comunque vincere la Champions League. Lì evidentemente ha dato delle dichiarazioni un po' pompose, però credo che comunque tutti possano stare tranquilli, tutti i tifosi del Napoli possano stare tranquilli, perché questa è una società sana, come poche ce ne sono, e ha degli orizzonti sicuramente rosei davanti. Diceva ieri un telespettatore, in maniera molto avveduta, soltanto un istrione come De Laurentiis poteva ieri sparare una cosa del tipo: lista estesa da 20 a 42 elementi, della quale non fa parte Vincenzo Italiano. Potrebbe essere invece proprio questo un identikit valido, quello del tecnico della Fiorentina? Ma credo che nella lista ci sia, è stato
più che altro un signore nei confronti dell'amico commisso, ma poi bisogna vedere come dire, le valutazioni sono liquide in questo momento e sicuramente la partita di ieri qualche indicazione l'ha data a De Laurentiis. Insomma, i difetti di Italiano li conosciamo. A Firenze non sono tutti convinti di questo allenatore perché dei problemi in difesa evidentemente ce li ha e ieri evidentemente sono venuti fuori. Quindi bisogna stare attenti. Certo, determinati dettami poi hanno bisogno anche di certi giocatori, una certa qualità. E quella qualità che c'è nella Fiorentina non è la qualità che c'è oggi nel Napoli. Evidentemente e probabilmente perderemo Kim, ma comunque il Napoli è di un tasso superiore, quindi è tutto da valutare. Adesso bisogna capire il presidente che scelte farà e non è detto che nella rosa dei 40, che secondo me non sono neanche 40, ma non No. è detto che in questa rosa poi sia uscito fuori il nome di quello che poi sarà reso Papa. Probabilmente ci sarà anche qualche altro nome che non è stato tirato fuori, probabile anche qualche sorpresa alla fine. Analizzeremo anche la vicenda Giuntoli perché c'è un rapporto contrastato tra le parti. Il presidente De Laurentiis non avrebbe intenzione di liberare il direttore sportivo che ha un ingaggio di 1.700.000 euro l'anno e ancora un anno di contratto in scadenza nel 2024. Perché di fondo? Perché De Laurentiis si è risentito per il fatto che la Juventus avrebbe bypassato del tutto il rapporto, la richiesta alla società, al presidente, nei dettagli per andare direttamente a stuzzicare il direttore sportivo. Sportivo, che è, ma come è logico anche vadano le cose, ammaliato dall'ipotesi di poter finire ad una Juventus che sta provando a rigenerarsi dopo aver cassato il passato recente da tutti i punti di vista, anche in ambito internazionale. E, però, insomma, la situazione è abbastanza fluida, ma ancora increspata e si prevedono giorni intensi anche nei rapporti tra il presidente e il direttore sportivo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, sì, buonasera, Rosario Capozzuoli. Ciao carissimo Rosario, Saluto bentrovato. anche il tuo collega Puccione. Ciao Rosario. Buonasera. No, volevo fare questa osservazione, Silver. Praticamente l'allenatore che verrà a Napoli allora proverà una squadra ben collaudata, con elementi che sanno praticamente, tecnicamente cosa fare. Cioè, in effetti, vi spiego, questa squadra è stata forgiata da ex allenatori importanti come Sarri, Ancelotti, lo stesso Spalletti, quindi sono giocatori che secondo me tatticamente e tecnicamente danno la garanzia al nuovo tecnico di poter far bene. Quindi il tecnico, anche se verrà con delle pecche, il tecnico nuovo, con qualche elemento negativo, secondo me potrà diciamo, risolverle queste piccole pecche con elementi che gli possono dare una mano. Ecco, quindi l'organico del Napoli, faccio l'esempio da attuale con la Fiorentina, non è paragonabile a quello della Fiorentina, assolutamente. La difesa è ben organizzata e anche l'attacco. E quindi praticamente avere in mano questa squadra per il tecnico nuovo sicuramente sarà molto più semplice attuare i suoi dettami tecnici e tattici. Poi volevo dire questo, tra i nomi che si fanno, secondo me non escluderei il nome di Paolo, Fonseca. l'allenatore dell'Illa, Paolo Fonseca, ecco, scusa, non mi ricordavo il nome, Paolo Fonseca. Questo è un allenatore che insomma, ha avuto esperienza nel Porto, nello Shakhtar Donetsk, nella Roma. Nel Braga, mi pare che il suo contratto scade nel 2024, però attua il 4-2-3-1, 4-2-1, mi pare, sì, questo è lo schema tattico, e potrebbe essere un'alternativa tra i nomi che si fanno, anche in virtù dei buoni rapporti con Lille. Non so, è un metto lì come nome, non so se è un nome secondo voi fattibile. Tutto qua. Grazie, Grazie a ringrazio. te, Rosario, ne parliamo, vado in ordine. Fonseca è uno dei tanti nomi che potrebbe starci, ma
Ragazzi, provare ad indovinare, ad azzeccare con De Laurentiis in questi casi è veramente molto complicato, perché procede talvolta per esclusione, anzi spesso è stato così. Ieri, in un passaggio molto importante della conferenza, dice, esclude l'ipotesi di un ritorno. Perché? Perché abbiamo fatto diversi nomi, quello di Benitez, c'è la suggestione Sarri, perché io continuo a pensare che questa squadra sia perfetta per il credo tattico di Sarri, ma De Laurentiis esclude, perché sappiamo bene, ci ha insegnato, non è un amante, De Laurentiis non è un amante dei ritorni dopo stagioni. Comunque, andando con ordine e rispondendo a quello che diceva il nostro telespettatore, più che la successione di tecnici, quindi lui diceva ci sono stati Sarri, Ancelotti, Gattuso e hanno forgiato questa squadra in modo tale che questa squadra sa oggi a memoria come comportarsi. No, attenzione, perché questa squadra, quella che ha vinto lo scudetto, è frutto del lavoro di Luciano Spalletti. Spalletti ha avuto la capacità non soltanto di impostare il credo tattico e di definirlo e di modificarlo anche rispetto a Sarri, perché la differenza sostanziale qual è, Angelo? Che Spalletti gioca più in verticale, cerca più la verticalizzazione rispetto al Fraseggio insistito. fraseggio insistito che era anche snervante di Sarri. Ma soprattutto non dimentichiamo, ragazzi, che lo scorso anno De Laurentiis ha operato il Repulisti, è stato chiuso il ciclo dei vecchi campioni che non erano riusciti per una serie di ragioni a vincere. E si era puntato senza sbagliare un colpo, azzeccandole tutte, sui vari Kim, Kvaratskhelia, Osimhen anche prima. Insomma, Spalletti era la garanzia. Si è ripartiti nel tentativo di creare un ciclo da Spalletti. Oggi si volta pagina come? Provando a mantenere i grandi colpi del mercato, ma cercando un altro allenatore. Non so se sarà tanto facile, come diceva, come si auspicava Rosario, per quello che arriverà a continuare il lavoro di Spalletti. Ma io, ripeto, toglierei i vari Ancelotti, Sarri, Gattuso, perché quello era un altro corso ed era un altro gruppo e terrei soltanto Spalletti, vero artefice tecnico di quello che abbiamo visto. Cosa pensi, Angelo? Penso che a De Laurentiis piaccia essere protagonista in tutto e per tutto, quindi poi richiamare anche degli allenatori con i quali poi ha avuto anche dei contrasti, insomma, non è una cosa piacevole dal suo punto di vista. A lui piace fare delle scommesse, piace riniziare nuovi corsi e dare la dimostrazione che le sue scelte si rivelano giuste. E in questo discorso basta fare questo discorso qua per capire che evidentemente non cercherà il ritorno di Sarri, anche se sono d'accordo con te, il ritorno di Sarri sarebbe perfetto perché Sarri, forse rispetto a Spalletti, ha un fraseggio più insistito e una minore capacità di risolvere in maniera più incisiva, cioè con la verticalizzazione, però ha anche secondo me, una capacità difensiva superiore, quindi la Lazio l'ha dimostrato quest'anno, cioè la Lazio quest'anno ha costruito la sua classifica non solo sull'offensiva ma anche sulla difensiva e secondo me in questo Napoli Sarri sarebbe perfetto, però sono d'accordo con te, De Laurentiis non lo richiamerà mai. No, Patrizia scrive: buonasera, ma siamo sicuri che Giuntoli voglia andare alla Juve? Se sì, come mai? Questo mi chiedo. Buonasera anche ad Angelo. Ma Patrizia, guarda, no, non nutriamo particolare simpatia nei confronti di quei colori, di quella casata, per quanto oggi loro non lo dicano, soprattutto ai loro tifosi, perché la parte più pericolosa di quel mondo sono i loro tifosi. Innanzitutto erano i primi che maledicevano soltanto l'idea del patteggiamento. No, non patteggeremo, perché così come nel 2006 loro dicevano: ma come? È impossibile, non dobbiamo riconoscere fino alla fine, andando contro. E alla fine la società li ha smentiti patteggiando, usufruendo soprattutto di una volontà politica di risolvere la Certo. questione. La stessa società oggi fa marcia indietro a gambe levate dall'idea di Superlega, maldestra, malsana per come è tirata fuori. È una società che vuole rigenerarsi, provare a rigenerarsi, cancellando definitivamente il recente passato, per quanto vincente sulla carta. E chi meglio di Giuntoli per ripartire? Giuntoli che arriva, perché De Laurentiis ce l'ha così tanto?
Giuntoli, ragazzi, arriva da un progetto che si è dimostrato vincente e virtuoso. E la Juventus, che spesso e volentieri ha dimostrato di guardare ammaliata in casa Napoli, da Giuntoli ripartirebbe alla grande. Tu ti chiedi perché, intanto lui vorrebbe andare alla Juve, perché è un'aspirazione che, ahinoi, ci sta per qualsiasi professionista. E scusa, trovami un'altra soluzione, un'altra situazione più comoda dalla quale ripartire in casa Juventus se non questa. Eh beh, No? no, assolutamente, è la situazione migliore, è una situazione in cui parti dal ripulisti e dal dover ripulire anche un'immagine, e il fatto di tirare dentro dei dirigenti nuovi significa considerarli questi evidentemente dirigenti affidabili, dirigenti che possono fare le cose per bene e che possono ricostruire da zero. È la scommessa migliore che potrebbe fare Giuntoli in questo momento, al di là del fatto che comunque sia la Juventus, che comunque ha un appeal importante nei confronti di tutti nel mondo del calcio. Chi dice che la Juventus, per quello che è accaduto, non dovrebbe essere considerata o considerata meno rispetto al passato, sbaglia, perché rimane sempre la Juventus, rimane sempre la società più blasonata d'Italia. Lasciamo stare tutto quello che è successo, ma è così, c'è poco da fare. E quindi per Giuntoli potrebbe essere sicuramente il punto di ripartenza migliore, ripartire da zero e ricostruire la Juventus, come ha fatto col Napoli, poi del resto. Al telefono, pronto? Pronto, ciao Silver, salve Angelo. Ciao. Ciao. Allora, Come ti poche chiami? considerazioni. Dario da Lecce. Ciao Dario, Ben ben trovato. trovato. Sentito. Ciao. Senti, due brevi considerazioni, ti faccio perdere pochissimo tempo. Una, chi si meraviglia che Maldini sia stato licenziato, non conosce la mentalità degli americani, ma così, tanto per dire. Seconda cosa, considero la Juventus negli ultimi 10 anni da un punto di vista psicologico diseducativa, cioè non Sì, dovrebbe esistere. sì, sì. Poi, chiusa questa parentesi, terza cosa da dire, l'allenatore del Napoli, io uno straniero, non dico la verità, non tanto lo gradisco, sì, Luis Enrique, ma tanto non viene per l'ingaggio, mentre invece mi sono meravigliato, e voglio la vostra opinione, sul fatto che Spalletti abbia parlato bene di Fabio Cannavaro. Sicuramente tutti a dire non è esperto, non ha vinto niente, eccetera, eccetera, però non lo so, certo è attaccato al Napoli, non so come la vedete voi. Fermo restandoci, non è esperienza, però sul discorso di esperienza io ci credo e non ci credo. A volte voglio dire, sei forte, come anche per i giovani. A me non piace la politica di tenere i giovani troppo, sì, il giovane deve maturare, sì, ma quando maturi Sì. se non si prende le responsabilità, no? Io gli lancerei di più. Ma comunque, anche perché dico l'ultima cosa, se tu inserisci una persona giovane in un gruppo che funziona, questo vale nello sport e in qualunque cosa, vedrai che il rendimento sarà buono. È chiaro che se tu inserisci un giovane in qualcosa che non funziona, lui precipita perché non è in grado di tenere la situazione. Ecco, questo è il mio pensiero. Vi saluto e questo è. Grazie, grazie Grazie. molto Buona. per aver chiamato. Ti rispondiamo perché se ne è parlato poco, qualche collega della carta stampata lo ha fatto, dell'ipotesi Fabio Cannavaro. Fabio non è stato fortunato nel suo ritorno in Italia, perché a Benevento si è trovato in una situazione che poi abbiamo visto è stata devastante per lui, è stata devastante per il suo successore Stellone. Ci ha provato Andrea Agostinelli alla fine, ma quando ormai la vicenda era già andata, la situazione era già abbondantemente compromessa, è stata un'annata del tutto sbagliata in casa Benevento e pagata a caro prezzo con la retrocessione in Serie C. E ho incontrato Paolo di recente, abbiamo parlato e Paolo è innamoratissimo di Napoli, e Ci mancherebbe. credo da tutti i punti di vista lui è veramente, ed è giusto che senta anche lo scudetto come suo, e seguirebbe nell'eventualità Fabio, però non lo so quanto possa esserci di percorribile. Tu cosa dici? No, io credo che siano delle scommesse troppo grandi da fare. Il Napoli non è così forte da poter proteggere un allenatore che non ha un'esperienza importante in Italia almeno. E già la Juventus abbiamo visto ha tentato l'azzardo Pirlo ed è andata male in qualche maniera, anche se poi alla fine Pirlo una Coppa Italia e una Supercoppa l'ha portata a casa, quindi ha fatto anche meglio del secondo Allegri. Però comunque non era
non ha sposato quelli che erano i risultati, gli obiettivi prefissati. È difficile proteggere un allenatore che evidentemente ha ancora da farsi le ossa. Cannavaro deve farlo assolutamente. Probabilmente, anzi, certamente ha le possibilità di diventare un ottimo, anche un grande allenatore, ma deve partire da un certo livello, non può partire dalla squadra campione d'Italia, non credo. Ancora al telefono, pronto? Salve Buonasera, sono Pasquale da San Giorgio d'Asiano. Ciao, ciao Pasquale, benvenuto. Ciao, buonasera. Senti, volevo fare due domande, se possibile, velocissime. Sì. Ok, allora, la domanda è questa. Dopo la sconfitta di ieri, cioè, dopo la sconfitta di ieri con West Ham, da parte appunto della Fiorentina di Italiano, le quotazioni del tecnico della Fiorentina sono salite, scusatemi, sono scese, o rimangono sempre le stesse? Questa è la prima domanda. Sì. Poi la seconda, il nuovo tecnico, cioè il futuro tecnico del Napoli, potrebbe rivalorizzare le figure di Demme e Dombélé? Cioè potrebbe dire magari no, li blocchiamoli, non li facciamo partire, diamogli una seconda chance, perché secondo me sono due giocatori che potrebbero dare tanto. Dombélé è vero che deve tornare al Tottenham, però magari dare la fatto di essere un po' allenante, a mio avviso, meriterebbe secondo me una seconda chance. E poi la terza domanda, cioè l'ultima, l'altra volta vi ho visto un video su Instagram, non so se era uno scherzo o se era una cosa seria, diciamo, nella sua gravità, di Spalletti che riceveva, credo, a Konami Sender, un gruppo di persone che gli avevano restituito, diciamo, i resti della banda derubata nel 2021. Sì. Non No, so se era uno scherzo o se erano veramente i fautori di no, quel era gruppo. una messa in scena. Ah, ok, ah, no, okay, mi sembrava strano, no, perché comunque cioè, mi No, sembrava molto strano. sarebbe No, stato intanto grave, ma poi sarebbe scattato subito l'arresto, voglio dire, sarebbero arrivate le pattuglie della polizia a Castelvolturno a arrestare tutti quanti, insomma. infatti, no, allora, che poi lei dice che giustamente sarebbe una cosa grave, in realtà. Già è successa una cosa grave quando un paio di settimane fa il presidente Laurentiis, prima della partita di Champions con il Milan, incontrò gli Ultras. Secondo me, in qualità di tifoso, di appassionato del Napoli, secondo me quello fu un errore da parte del presidente. Cioè, non doveva incontrare gli Ultras, perché secondo me sono la parte becera del tifo. Voi che ne pensate di questa cosa? Che ne pensi, Angelo? Ma io penso che De Laurentiis non è uno stupido. Tra l'altro, De Laurentiis è sempre stato ferreo nella sua decisione di opporsi a certe frange del tifo. Quindi, se ha preso questa decisione, vuol dire che era opportuno farlo. Io sono, al di là dei difetti De Laurentiis, che conosciamo tutti, inutile riparlarne e tornarci sopra. Però sono convinto che le scelte. Non le parole, ma le scelte del presidente si rivelano sempre giuste. E probabilmente lo è stata anche questa, perché fino a quel momento là, lo ricordiamo tutti, l'aria e le tensioni erano tante. Veramente c'era un'aria molto tesa e quel gesto lì probabilmente ha ricompattato un po' l'ambiente. Lui ha tentato anche di risolvere una situazione che sarebbe stata propedeutica a superare il turno di Champions, quindi anche esaudendo una volontà di Spalletti di avere tutti allo stadio, il calore, così non è stato perché poi c'erano dei limiti evidenti in campo, però è vero che da quel momento in poi la crisi e le polemiche in quel campo lì si sono Non calmate. a caso, ieri cosa ha tirato fuori De Laurentiis? Il 4-0 con il Sì. Milan. Non ci è passato su. No, 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 ma Lì lì. non c'è passato. L'impressione qual è? L'impressione è che De Laurentiis, che ancora insomma non nasconde la tensione e anche il nervosismo quando si parla di Spalletti e quando si parla anche di Giuntoli, il fastidio. Ci è rimasto male perché continuare con Spalletti un ciclo aperto, senza doversi trovare di fronte al nuovo casting da 40 elementi, poi saranno sicuramente di meno, avrebbe accorciato i tempi, avrebbe consentito a tutti di lavorare direttamente sulla prosecuzione del progetto. Spalletti, pizzico ci è rimasto male, forse per la PEC, senza la quale lui avrebbe avuto anche l'opportunità di liberarsi direttamente. Vai a vedere, poi alla fine si è scelto anche diplomaticamente per questa forma, perché
del saluto, va bene così. Sul successore, perché l'amico ci chiedeva, Italiano, le chance rimangono le stesse, la questione è molto di principio, perché Italiano è un cultore del 4-3-3, del 4-2-3-1, del 4-3-3, e quindi dal punto di vista tattico va bene. De Laurentiis è uno che rispetta le persone, rispetta i colleghi, rispetta in questo caso Commesso e Gio Barone, quelli della Fiorentina. E si è capito, no? Che tutto ruota attorno a questa vicenda qui. Per quanto chiedi, di Demme e Ndombele sono già andati. Quindi chi arriva, arriva, sono situazioni risolte. All'indolenza di Ndombele si è vista anche alla premiazione. Non Ci ha so messo un se quarto d'ora ci ha però. messo un quarto d'ora per salire un attimo due gradini. Lì si è capito un po' qual è il limite di questo calciatore, che ha delle ottime grandi possibilità, però evidentemente è un po' indolente, quindi questo lo ha limitato nella sua carriera. Demme credo che abbia voglia di giocare, insomma, non ha piantato grane, non ha puntato i piedi, però a questo punto credo che chiederà a lui stesso di andare via perché vuole giocare e magari resterà da qualche parte qua intorno oppure se ne tornerà in Germania. Da campione d'Italia con la maglia del Napoli, ragazzi, Sì, qualcosa di. è comunque un risultato, insomma, è stato appagato in questo senso qui, la sua pazienza di restare lì buono e zitto è stata appagata in questo senso qui, se ne torna da campione d'Italia per la squadra per la quale tifa, insomma, Demme è sempre stato un tifoso del Diego, Napoli, si chiama Diego non per questo, e quindi, non per caso, e quindi mi pare che possa tornare felice da qualche altra parte a giocare. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Silvia, buonasera a te, Francesco da Torre del Greco. Francesco, break pubblicitario e Ciao. ripartiamo da te. Ok, va benissimo. Pubblicità. Eccoci. No, ma comunque. Torniamo in diretta. Stiamo commentando con Angelo le vicende di cronaca che ormai veramente sono. È un mondo alla rovescia. Commentavamo i fatti di Sant'Antimo, questa cittadina che è stata sconvolta letteralmente dopo i fatti di Giulia, quelli di oggi. Veramente. Una recrudescenza incredibile che fa rima con la mancanza di cultura, dobbiamo dirlo, perché ad un Sì, certo punto. però apro e chiudo parentesi, devo dire che il Covid ha fatto il suo. Dopo il Covid la recrudescenza di certi fenomeni è aumentata, ma non lo dico io, sono le statistiche, certi tipi di fenomeni sono aumentati ancora di più perché è evidente che la gente non ha retto il peso di determinate situazioni, la clausura, la pressione soprattutto nei confronti delle donne. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silvia, buonasera, Francesco di Torre del Ciao, Greco. Francesco, eccoci. Un saluto a te e al tuo ospite. Ciao. Allora, io credo che ci sta dicendo di tutto di più per quanto riguarda il nostro allenatore Spalletti. Io Sì. credo che le cose vengono da un pochettino da più lontano. Credo che certe situazioni vengono dal campionato dell'anno scorso, la sconfitta di Empoli. È tutto il resto quello che è successo, perché la squadra dell'anno scorso poteva benissimo vincere il campionato, sì, quello lo dobbiamo dire senza problemi. E quello che non ho mai capito dell'anno scorso, perché il nostro allenatore non ha fatto giocare Mertens vicino a Osimhen, ok? Perché quella squadra poteva vincere il campionato l'anno scorso, non era inferiore né al Milan che ha vinto il campionato e né all'Inter. Quest'anno il nostro allenatore ha fatto un grande lavoro. Il nostro presidente noi lo conosciamo benissimo com'è, ok? E certe affermazioni non le abbiamo accettate neanche noi tifosi e credo neanche voi giornalisti. Sono due caratteri molto tosti e ognuno, cioè, non torna indietro sui suoi passi. Il presidente è l'allenatore, quindi era un rapporto che prima o poi doveva finire. Ma chiunque allenatore verrà a Napoli. Il presidente nostro è così. È lui che vuole fare, cioè vuole fare da prima donna, giustamente. Se succede un problema nella squadra o in altre situazioni, è pronto a dire la sua. Ovviamente, sempre con i suoi modi. Quindi poi ci sono persone che accettano un tipo di comportamento e ci sono persone che non accettano questo tipo di comportamento. Il signor Spalletti, il nostro grande allenatore, ha il suo carattere.
molto fumantino, e quindi ha deciso di andarsene via da vincitore, giustamente. Per quanto riguarda il nuovo tecnico italiano, per l'amor di Dio ragazzi, non diciamo eresie, sono allenatori, buoni allenatori, ma non sono pronti per una panchina come quella del Napoli, e l'ha dimostrato in questo campionato la Fiorentina e anche nel campionato scorso, prendono gol incredibili, ieri ha preso un gol, meritava di vincere la partita, alla fine l'ha persa. Perché? Perché il suo allenatore è quel tipo di allenatore che non è ancora maturo per una panchina che, come quella del Napoli, che deve fare, deve lottare per vincere il campionato e di fare, come dice il presidente, di arrivare minimo di nuovo nei quarti di finale o in semifinale di Champions, per vedere se riusciamo ad arrivare in finale. Però diciamoci la verità, ci sono squadre molto più forti per vincere. Poi tutto può succedere, perché nel calcio lo sport è bello per questo, come il Napoli nell'ultimo periodo. Il Napoli il campionato secondo me l'ha vinto a gennaio, quindi è arrivato alla partita col Milan in Champions, ma mal ridotto a livello di assenze e anche fisiche, perché c'è stato il problema delle nazionali. Sì. Quindi l'assegnazione del presidente dei 4 gol presi contro il Milan in campionato non ha fatto altro che poi ridurre e eliminare del tutto l'unica possibilità che c'era, che Spalletti potesse rimanere a Napoli. Questo è tutto il discorso che è successo, Silvio. Va bene. Io spero che il nostro presidente riesca a portare un buon allenatore, ma di quelli che si stanno parlando non ne vedo il senso o il nesso. Tipo italiano, tipo Juric, per l'amor di Dio ragazzi. No, Juric non l'avevo mai letto io. Sì, ma qualcuno lo sta dicendo anche Juric, ma il presidente nostro è così, può fare il suo colpetto di scena, lo conosciamo. Io credo che arriverà un tecnico straniero con spalle molto coperte. Molto okay? Larghe. Va bene. Molto larghe. Francesco, ti ringrazio, buona serata, grazie, buon lavoro. Buon proseguimento di serata a te, ciao. Vincere lo scorso anno, dici... Però quella stessa squadra poi si è sciolta lo scorso anno e, aggiungo, non era una novità, perché purtroppo avevamo visto in altre occasioni come quel gruppo, per quanto forte, per quanto esperto, con ottime individualità, ad un certo punto, ed escludo il 2018, che può essere anche una causa, il 2018 può essere una causa poi di abitudini, di tendenze successive, e avrebbe potuto vincerlo lo scudetto lo scorso anno, ma si è sciolto. Il Napoli dei Mertens, il Napoli di quelli che c'erano e che poi sono andati via. Poi non penso ci sia stata una ragione personale per la quale Spalletti non facesse giocare Mertens vicino a Osimhen. E per quanto riguarda i caratteri tosti, facci caso Angelo, che comunque De Laurentiis ha sempre scelto, questo è un grosso pregio. È vero che poi alla fine spesso e volentieri si arriva ai contrasti, ma ha sempre scelto e puntato su allenatori di grandissima personalità, ed è per questo che si arriva al contrasto, e ben vengano i contrasti, no? Sì, ma è anche una volontà precisa, nel senso che c'è una volontà di avere uno sparring partner, chiamiamolo così, qualcuno col quale confrontarsi in maniera anche cruda e dura, perché sa che la piazza è difficile, ha bisogno di una personalità importante. E abbiamo visto che evidentemente la scommessa Ancelotti non ha pagato, proprio perché probabilmente quell'allenatore là non ha il polso della situazione sotto il profilo proprio caratteriale, quindi Ancelotti può essere considerato un morbido se vogliamo, anche se non è proprio così, però ha le sue malleabilità e quindi probabilmente in quella situazione lì, andando più della direzione della squadra, o meglio, andando più della direzione del club più che dei calciatori, ha creato un po' un conflitto e quindi poi si è venuto a creare quella situazione che ha creato a cascata un problema enorme nei successivi 2 anni. Poi tutto si è risolto con la chiamata alle armi prima di Gattuso, perché Gattuso è un altro tosto, e Gattuso ha ricostruito, perché Gattuso si tralascia nel suo lavoro. E invece va assolutamente ricordato, perché Gattuso, con i problemi che sono venuti fuori anche dopo, però con tutti i suoi limiti,
ha comunque costruito, ricostruito dalle macerie che si erano create in quel contesto del famoso ammutinamento, e poi Spalletti, un altro personaggio molto duro di polso, ha ereditato il lavoro fatto da Gattuso, lo ha implementato e ha costruito poi questo miracolo che è esploso quest'anno. Però va detto che anche quest'anno la squadra in qualche maniera è calata alla fine del campionato, quindi è anche possibile che la vittoria dello scudetto si sia costruita, sicuramente si è costruita sulla prima parte del campionato, ma è anche possibile che si sia potuta costruire in questa maniera proprio perché, sapendo che c'era la pausa dei mondiali, magari la preparazione ad agosto, luglio-agosto, è stata improntata per una partenza veramente a razzo, sapendo che poi potevi fare il richiamo di preparazione a Durante il mondiale. dicembre-gennaio e poi ripartire con un margine di vantaggio quanto più grande possibile. Così è stato, però poi devo dire che effettivamente io sposo una certa delusione del presidente perché è vero che abbiamo stravinto il campionato, ma abbiamo anche fallito due possibili finali, quella di Coppa Italia soprattutto e quella di Champions, per la quale c'era un'autostrada aperta e non l'abbiamo sfruttata. Al telefono, pronto. Ciao Silvia, buonasera. Ciao. Sono sempre Gaetano da Casaggiove. Ciao Gaetano, ben trovato. Ormai sono un tuo abbonato. Bene, mi fa piacere. Senti Silvia, io per quanto riguarda il Napoli voglio guardare avanti. Allora, partiamo dall'allenatore. L'esperienza mi dice che poi l'allenatore sarà quello che si parla di meno. E ultimamente non sento parlare. Io penso che anche con il tipo di gioco del Napoli andrebbe benissimo, non sento parlare molto di De Zerbi. Io vorrei dopo sapere anche una tua opinione al riguardo. Sì. E poi per quanto riguarda i calciatori che vogliono andare via perché giocano poco o meno, cioè io penso che ormai è un dato di fatto che facendo una partita ogni 3 giorni, su varie competizioni, ormai con 5 sostituzioni sono 14-15 titolari. Quindi io non vedo questa mancanza di stimoli giocando nella squadra dei campioni d'Italia. Cioè, questo è un mio pensiero. Oh, e non ti scordare sempre di guardare i messaggi in privato su Facebook. Sì, ciao, Ti saluto a te e al tuo amico in studio. Ciao, ciao. grazie, grazie Gaetano. De Zerbi, mi dispiace. Allora, quando mi chiedono, lo hanno fatto anche i colleghi che ho sentito delle radio e che hanno avuto la pazienza di ospitarmi, quale allenatore vorresti? De Zerbi. È lo stesso che non verrà. Ho scambiato delle chiacchiere anche con Roberto, che sta benissimo in Premier League, per quanto Napoli dice sia sempre Napoli, ma De Zerbi è entrato nel campionato più ambito d'Europa e si è imposto nella storia del Brighton, centrando la qualificazione europea. Quindi dice almeno per i prossimi 2 o 3 anni. Ma io rimango qui, sono contentissimo, fermo restando che dovesse continuare così, poi lo step successivo potrebbe essere una grande della Certo, Premier ma la League. strada è tracciata, ma poi ha un grande sponsor che è Guardiola, ha speso parole d'oro per lui, quindi è chiaro che ormai la strada è tracciata verso un top club della Premier League. Adesso si farà ancora completerà l'esperienza a Brighton, ma poi è evidente che appena si libererà una panchina importante l'andrà a coprire lui. È un treno che lui non lascerà, sarebbe stupido fare un passo indietro e venire al campionato italiano, per quanto si tratti del Napoli, ma comunque no, la Serie A non è la Premier League. E ci ho detto sui giocatori che hanno poco spazio, poco utilizzati, quest'anno di minutaggio lo hanno avuto praticamente tutti, ad eccezione di Gaetano. Gaetano ha avuto pochi minuti, ha fatto bene a rimanere qui perché è un po' nella storia come i Celestini e i Caffarelli, no? Giocatori che hanno vinto lo scudetto, i Carannante, che hanno vinto lo scudetto da napoletani e firmando un gol bellissimo e pesantissimo contro l'Inter. Quindi gli rimarrà per sempre, ma il minutaggio lo hanno avuto praticamente tutti, no? Sì, no. Devo dire che Spalletti è stato anche cortese, come per esempio non sono stati altri allenatori, perché la cortesia che ha fatto Spalletti, per esempio a Demme, ne abbiamo parlato prima, ricordiamo la scortesia di Sarri a maggio, e invece Spalletti nei confronti di giocatori come Demme, come Gaetano, e li ha coinvolti seppur a giochi fatti, ma comunque
li ha coinvolti, li ha mandati in campo facendo in modo che potessero avere il loro proscenio, la loro Qualche ribalta. minuto in più a Gaetano io lo avrei Assolutamente. dato, ti dico la verità. Sì, magari qualche minuto in più a Gaetano, ma credo che comunque Gaetano è di quei calciatori che hanno, ecco, parlavamo prima di futuro segnato per l'allenatore, insomma, De Zerbi. E Gaetano ha il suo futuro segnato. È un futuro segnato, io credo, a Napoli, nel senso che avrà più spazio sempre di più. E del resto lui è stato bravo perché avrebbe voluto continuare a giocare magari alla Cremonese oppure andare in qualche altra squadra. Invece ha voluto caparbiamente restare a Napoli di sua spontanea volontà, accettando di giocare di meno. E anche lui è stato ripagato con uno scudetto. Quindi adesso vediamo se l'anno prossimo magari avrà più spazio, però credo che se lo merita ed è un giocatore di valore, tutti ne parlano bene, non vedo perché non dovrebbe averlo. Al telefono, pronto? Ciao Silver, sono Michele. Ciao Michele, ben trovato. Grazie. Saluto anche Angelo Ciao Forgione, Michele. il mio meridionalista preferito. Grazie, molto gentile. Ascolta, io avrei praticamente una domanda per entrambi. Più che altro è una riflessione che do ad Angelo. Si può fare un confronto tra i quattro saccheggi che abbiamo avuto calcisticamente e la storia del Regno Borbonico? Intanto, quali sono i quattro saccheggi? I quattro saccheggi sono gli scudetti che ci hanno tolti nel 2016, 18, 19 e 20. Vabbè, io mi limiterei a quello del 18, quello è certamente un saccheggio. Poi possiamo anche considerare saccheggio quello del 2010, visto quello che è successo e che sta succedendo nelle aule di tribunale. Con gli sportivi ormai sono chiusi, ma insomma quello penale continuerà a avere il suo corso. Vabbè, ma noi la storia d'Italia, evidentemente tu la conosci bene, quindi io lo dico sempre, c'è un parallelismo che va fatto perché poi sono l'uno conseguenza dell'altro. Quando tu crei una certa ricchezza e si affacciano certe elite industriali, un primo benessere, l'Italia l'ha creato lassù nel triangolo industriale, non è un caso che le prime squadre scudettate siano tutte del triangolo industriale, 25 anni interrotti dal fascismo, poi arriva la Carta di Viareggio nel 1926, ma il gap ormai era stato già creato. Quindi oggi tu mi chiedi se si può fare un'analogia. Certo che si può fare un'analogia. Quando c'è un potere, il potere lo esercita, si esercita nella maniera più evidente possibile. Poi è chiaro che accade come è accaduto ultimamente, che i tribunali, per salvare certi brand che sono i più Così. importanti, i più ricchi, salvino capre e cavoli, ma non per salvare quel brand, attenzione, per salvare un po' tutto il movimento, perché Certo. sappiamo bene che la Juve è stata salvata perché doveva salvarsi tutto il campionato italiano. C'è alle porte la vendita dei diritti televisivi per i prossimi anni, quindi è un prodotto che non va depauperato e va venduto soprattutto, vedi, De Laurentiis ultimamente è uscito dalla riunione di Lega dicendo stiamo svendendo il calcio italiano, quindi evidentemente si sta andando in una direzione che non accontenta tutti. Detto questo, quando ci raccontano che la Provercelli ha vinto 7 scudetti e noi ridicoli napoletani gioiamo per 3 scudetti, dico sempre andatevi a studiare la storia perché quei 7 scudetti della Provercelli intanto sono un'umiliazione per il calcio industriale, perché quello era il calcio di provincia che vinceva rispetto agli industriali. E comunque, insomma, fa parte di quel contesto storico dal quale non siamo mai venuti fuori, perché il gap creato tra il nord e il sud non è solamente economico, finanziario e politico, ma è anche calcistico. Sì. Silver, poi per quanto riguarda la domanda che voglio fare a te, non pensi che il presidente Michele, ti ho perso. Aspetta un attimo, ti ho perso, non ti sentivo più. Non ti sento bene. Riprova. sì, no, voglio dire, non, a volte il nostro presidente parla dei vertici del calcio in un modo giusto, perché la critica ci vuole, no? Perché ci sono delle cose che non vanno. Sì. Dico, i tuoi colleghi non è che tirano in un modo forzato il nostro presidente a fare queste denunce, perché No. poi non, perché noi poi li paghiamo a livello calcistico. Michele, ti ringrazio e ti rispondo.
Ciao, buona serata ciao. E un abbraccio. Ciao, ciao, ciao Michele. Nessuno tira le parole di bocca a De Laurentiis. Quello che pensa tira fuori. Per qualcuno sarebbe stato poco opportuno alla vigilia delle partite di Champions League con il Milan, ma io voglio pensare ad una mera coincidenza, sfortunata coincidenza, agli arbitraggi di Kovacs devastante, di Marciniak perché soprattutto penalizzato dagli uomini al VAR, ma con la stessa obiettività devo dire che il Napoli ha sbagliato tutte e due le partite. Assolutamente. Anzi, due più il 4-0 di campionato. Sono tre partite contro la stessa squadra che aveva un'unica peculiarità, la velocità delle ripartenze affidandosi a Leao, e il Napoli, accetto anche quando Spalletti dice non eravamo al top, avevamo tanti problemi, siamo stati molto coraggiosi, forse un eccesso di coraggio, però potevano essere gestite meglio sicuramente. Ma non c'è dubbio, la questione arbitrale anche quella non va messa in dubbio, perché è chiaro che quello che è successo è sotto gli occhi di tutti ed è stata una concausa dell'eliminazione, però c'è anche la concausa interna, perché non puoi lasciare così tanto spazio a Leao quando tu sai che quello è un giocatore micidiale negli spazi e nelle ripartenze, è speculare la situazione. Loro ti hanno fatto la gabbia su Kvaratskhelia, il confronto era lì, Kvaratskhelia da una parte, Leao dall'altra, Kvaratskhelia ingabbiato, triplicato, quadruplicato, non riusciva a giocare, non riusciva, eppure qualche giocata è riuscita a tirarlo fuori, Leao ha potuto fare ciò che voleva, in una prateria sterminata. Sto ancora aspettando che qualcuno lo tiri per aria. Guarda, è veramente indegno quello che ho visto. Io da tifoso e da appassionato di questa squadra devo dire che quello che ho visto quella sera è stato allucinante. Un gran peccato, perché poi ci si è messo il rigore sbagliato da Kvaratskhelia, che avrebbe aperto ad un rush finale di partita veramente al fulmicotone. È andato tutto storto anche. Sì, ma dall'inizio anche dall'occasione di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia al primo minuto, cioè quei primi 10 minuti in cui la palla la dovevi mettere dentro, cosa che ha fatto l'Inter con il Milan indirizzando la qualificazione, e invece non ci sei riuscito. Insomma, era una partita, un doppio confronto che doveva andare in quella maniera, assolutamente lì. Alla portata. Dobbiamo andare in pubblicità e poi rush finale di Linea Calcio. Eccoci qui, abbiamo poco più di 6 minuti a disposizione in questo blocco finale di Linea Calcio. Chi ci ha raggiunto al telefono? Pronto? Pronto? No, e allora risistemiamo la cornetta. A proposito di Kim, sì, Osimhen forse, Kvara no. Ti faccio la sintesi. Kim può partire, Osimhen forse perché tutto dipende dalla cifra, Kvaratskhelia è certo, stando alle parole dell'agente di ieri, che rimarrà. Sì, Kim, con ritocco sostanziale di ingaggio. E Kim purtroppo si sapeva che alla prima offerta importante alla Premier avrebbe dovuto cedere, mi pare che se vai in quella direzione lì come fai a trattenerlo? Impossibile. Lui basta che dica sì, è andato, non lo trattieni. Osimhen lo puoi trattenere convincendolo con una buona offerta, convincendolo che la squadra è competitiva e che quindi vuole lottare per fare un po' meglio rispetto all'anno scorso in Champions League. E Kvaratskhelia non ha bisogno di essere convinto, perché da persona intelligente sa che è stato il suo primo vero anno importante, e i procuratori sanno consigliarlo per bene e lo hanno consigliato già per bene, quindi sanno che devono rimanere a Napoli, dove possono completare questo ciclo di 2-3 anni, forse anche 3, dico 3, per poi spiccare il volo verso squadre elite importanti, cioè le prime 5-6 squadre d'Europa, quindi anche quello è un altro destino segnato. Kvaratskhelia è un predestinato, quindi dobbiamo solo avere la certezza che ce lo stiamo godendo in questo ciclo napoletano, e poi lo rivedremo un giorno altrove con la fierezza di averlo lanciato noi in questa squadra dopo aver vinto addirittura uno scudetto. Quindi il primo anno da calciatore importante vince uno scudetto non è poco. Al telefono, pronto? Pronto, buonasera, sono Roberto da Pratta Maggiore. Ciao, ciao Roberto, benvenuto. Grazie per avermi accettato la vostra trasmissione. Ah, per carità, grazie a te. No, volevo dire una cosa, che la Juve ogni tanto riesce a prendere sempre qualche pezzo da noi, poi Sarri,
poi adesso è giunto, ma io penso che il vero perno della situazione loro non hanno... Roberto, scusa, devi alzare la voce o sistemare meglio la cornetta, perché ti sentiamo male. Aspetta, col vivo avuto. Mi sentite adesso? Ora sì. Allora, volevo dire, la Juve ha preso tanti giocatori, allenatori da noi, ma il pezzo pregiato è il nostro caro presidente. Forse dovrebbero fare un'offerta a De Laurenti. Questa è una battuta. Roberto, io qualche anno fa scrissi dinanzi a tutti gli scempi di quella malaugurata stagione, gestione, scrissi: De Laurentiis fosse il presidente della Juventus, ma la Juventus le Champions le vincerebbe, le mangerebbe la Champions, sì, oltre ad avere conti in ordine, gestione ricchissima, fortunata, e di questo ne resto convinto, ne resto molto convinto. Quindi va da sé che tu sposi la teoria per la quale la rovina della Juventus e la famiglia è questi qui, questi i rampolli. Vorrei dire l'ultima cosa sulla squadra, diciamo. L'allenatore, io ma pure per il calciomercato, io ho tantissima fiducia nel presidente, nella società. Io penso che i giocatori da coprire saranno sicuramente un terzino di fascia destra per Di Lorenzo. Non sappiamo Kim se va via, perché avevo letto ultimamente oggi che Kim e Manchester United sta prendendo un altro gioco, vabbè, comunque non ci interessa. Diciamo un sostituto per Kim, Dembélé e Demme andranno via sicuramente, prendere due centrocampisti, forse fra uno Elmas e Zelisch uno andrà via, e lo Zara. Poi tutto il resto penso che dovrebbe rimanere così come sta. Se poi il presidente riesce a far trattenere anche Kim, ma io penso che l'anno prossimo chiunque allenatore venga e segue la linea di Spalletti e fare piccoli accorgimenti tattici, perché poi ognuno ha qualcosa sempre di nuovo, io penso che Napoli l'anno prossimo potrebbe farci divertire di nuovo. A vincere è un poco difficile, però a divertirci penso che ci possiamo divertire un'altra volta. Va bene, io vi ringrazio e volevo sapere qualcosa da voi su questa cosa. Su questa tua riflessione. Sì, grazie Roberto per aver chiamato. Bene. Arrivederci. Ciao. Sono quasi 19 anni che ci si diverte. Anche questo è un dato da non sottovalutare. Poi sulla storia di Kim, tu dici riuscisse il Napoli a convincerlo? No, lì soltanto i soldi fanno la differenza. Se arrivano i soldi della clausola e fai una plusvalenza reale, non alla maniera juventina, fai una plusvalenza reale, è un grande colpo, perché da un lato ci sono i 18 milioni con ammortamento già effettuato che tu hai messo sul tavolo per acquistare un giocatore che è arrivato qui e che nessuno credeva potesse essere già così forte, all'altezza o forse più forte di Koulibaly. E parte a 60 milioni, quindi è comunque un grande colpo. E poi sul resto ho sentito, Ndombele e Demme vanno via, quindi sicuramente lì interverrà il Napoli in entrata. E su Elmas rimane, bisognerà capire se l'offerta al ribasso di De Laurentiis convincerà Zielinski a rimanere. Ma lo stesso vale anche per Lozano. Anche che Lozano non è detto che debba andare via per forza. Lozano è nella stessa condizione di Zielinski. Potrebbe anche voler accettare, dispetto di quanto disse qualche anno fa, che lui sperava di andare a giocare in un top club. Ma è evidente che non è un calciatore che può sperare di giocare nel Real Madrid o nel Manchester City. Questo è chiaro, è la palissiano. A me sembra che Lozano invece abbia volontà di restare, dipende dalla sua volontà di accorciarsi le momenti, insomma. Grazie ad Angelo Forgione. Grazie Silver, ci rivediamo alla prossima. Sì, a voi per averci seguito. Noi naturalmente ritorniamo domani sera per l'ultimo appuntamento settimanale di Linea Calcio e niente, vi auguriamo buon proseguimento con i programmi della rete. A domani, ciao.